Nasce a Cesena il 25 aprile 1975, nel 2000 si laurea in architettura a Venezia e decide di trasferirsi a Berlino, nel 2001 comincia a collaborare con l'editore Avant Verlag e firma le sue prime storie brevi. Nel corso della sua carriera ha lavorato con Feltrinelli, Einaudi, Sole 24 Ore, Edizioni EL, Fabbri Internazionale, Il Manifesto, Rolling Stone, La Repubblica e Il New Yorker. Nel 2005 si trasferisce prima a Oslo e poi a Parigi. Con 5.000 km al secondo vince il premio Grand Guinigi come miglior autore unico a Lucca Comics 2010 e il Fauve d'Or al Festival di Angoulême. Scusate la mia pronuncia francese meravigliosa. Nel 2017 realizza le copertine della serie Mercurio Loi. Il suo ultimo fumetto, Hypericon, edito a Coconino Press, è stato nominato ai premi Micheluzzi 2023 come miglior fumetto. Alla 30ª edizione degli Omics, Manuele Fior riceverà il Romix d'oro. Stiamo parlando appunto di Manuele Fior e quindi io passerei subito all'intervista esclusiva. Ciao. Ciao, eccoci qua. Ciao Dario, ciao a tutti. Ti fa un po' impressione risentire tutte queste robe, perché ne hai fatte, effettivamente. Sì, molto preciso. Ho appena sentito l'intervista che hai fatto a Favino, però era molto più lunga. No, sì, vabbè, Favino... L'elenco. Favino, sì, anche perché... Ma in realtà, guarda, se andiamo ad estendere quello che hai fatto con tutti gli editori, le riviste con cui hai lavorato, probabilmente verrebbe lunga ugualmente, perché comunque mi ha fatto impressione leggere Internazionale, Manifesto, Rolling Stone, della Repubblica, New Yorker, insomma, una bella carriera. Ecco, io partirei proprio dalla fine, perché l'ho nominato adesso, il tuo ultimo fumetto. Parte la storia ambientata a Berlino. Ecco, mi puoi raccontare quanto è stata importante la tua esperienza in quella città e che cosa ha rappresentato Berlino per la tua generazione? Allora, per me personalmente è stata un'esperienza fondamentale, perché io ero un ragazzino, diciamo, di provincia. Sono nato in Romagna, poi ho viaggiato molto con la mia famiglia, perché mio papà era un pilota dell'aeronautica, ci ha mossi un po' dappertutto, però insomma non ho mai vissuto fuori dall'Italia e, diciamo, mi sentivo un po' stretto dal punto di vista, diciamo, delle ambizioni, nel senso che in quel periodo poi i miei genitori erano tornati a Udine, io con loro, io avevo il sogno, insomma, di lavorare coi fumetti, diciamo, soprattutto anche un po' di evadere da un piano che era stato fatto per me, che era quello di studiare architettura, poi entrare in uno studio di ingegneria di architettura. Insomma, a un certo punto ho incominciato veramente a fare un grosso cortocircuito con questa cosa e ho capito che se fossi rimasto lì non sarei mai riuscito, diciamo, a emanciparmi. Erano ancora gli anni 90, in cui non c'erano tutte queste scuole di comics che ci sono adesso, tutta questa attenzione al fumetto, per cui il pericolo era proprio di cadere nelle sabbie mobili, perché non c'era neanche autori che lo facessero. Allora sono scappato, cioè sono andato a Berlino, ho trovato una borsa Erasmus, ho fatto un anno lì e poi ho deciso che non sarei più tornato. E tra l'altro sono arrivato in una città che non conoscevo il tedesco, non conoscevo nessuno, per cui è proprio, come si dice, c'è proprio tabula rasa, ricominci da zero, ed è stato molto potente. Poi tra l'altro Berlino in quegli anni lì era una città particolare, adesso non penso che sia più come quella volta, c'era una città proprio che in pieno cambiamento, il muro era caduto da relativamente poco tempo, 9 anni più o meno, non era ancora la capitale della Germania e per cui c'era tutta una specie di realtà di sottobosco che normalmente non esiste nella città, c'era un sacco per esempio di realtà illegali che non si riusciva a regolamentare, tipo nel fumetto ho messo tutti questi bar in cui si entra scendendo sottoterra. C'era, come dire, una grande illusione di poter ricominciare anche lì, come facevo io personalmente, da zero, ma in scala più grande. Cioè di poter pensare, per esempio, anche un mondo non diviso in due blocchi. Infatti questa città, come dire, era un grande cannocchiale verso l'est, un mondo per me completamente sconosciuto e molto affascinante, cioè quello ex sovietico. Infatti tutti i ragazzi volevano andare a vivere nella Berlino Est, che era la più scalcagnata, che era quella dove c'era il riscaldamento ma le stufe a legna e dove c'era questa vita un po' più punk sostanzialmente, certo. Si viveva molto negli squat. Eppure io, non venendo particolarmente da un ambiente molto così punk, però alla fine ci finivo in tutte queste cose qui, capito? Per cui per me ha rappresentato proprio, cioè,
come dire, far saltare tutti i piani e ricominciare a fare il fumetto, perché io poi il fumetto l'ho fatto da quando sono piccolo, poi l'ho interrotto durante gli studi universitari, ma ricominciare a farlo in una maniera nuova, in maniera anche un po' più grezza. Mi piacevano molto gli autori sconosciuti dell'Est, questo Attac, un grande disegnatore. Mi piaceva un po' questa estetica un po' meno, come dire, leziosa che c'era. Commerciale, volendo. Sì, sì, un po' più come dire, un po' aggressiva, grezza, un po' come era Berlino, no? Grigia, spigolosa, tipo una cosa che mi ha cambiato anche la maniera molto di disegnare. Per cui, insomma, è stato questo e tantissime altre cose, insomma, Berlino. Ah, mi piace perché tanti autori ci finiscono un po' nel fumetto, invece te fin da piccola hai sempre puntato a quello e addirittura hai deciso di fare tabula rasa per inseguirlo, che è una cosa molto ammirevole e anche coraggiosissima. Secondo me non tutti riuscirebbero a farlo forse al giorno d'oggi. E perché hai deciso di non, cioè hai preso la decisione di non tornarci, non ci tornerò a Berlino? L'hai detto prima? L'ho detto? Sì, sì. No, perché adesso mi sono io ho vissuto una vita al nord, perché dopo Berlino sono andato ancora più su in Norvegia e ho deciso che quando mi muoverò io andrò soltanto a sud. Ho pagato il mio debito col nord del mondo. Ok. C'è un bellissimo romanzo di Ballard di distopia fantascientifica in cui tutto il mondo, c'è praticamente un riscaldamento globale pazzesco, tutto il mondo è sommerso e c'è questo protagonista pazzo che vuole comunque sempre andare sempre al sud, dove è ancora più caldo, no? Per una specie di sua, come dire, fissazione personale. Io sono più o meno tipo quello, per cui tra l'altro adesso sono venuto a vivere a Venezia, per cui sono sceso da Parigi, per cui sto realizzando il mio piano. Piano piano arriverai sempre più giù. Bellissima, bella follia. Parliamo di un altro elemento fondamentale, diciamo, di Hyper Icon, che è l'erotismo, che è costante, non solo sessuale, tra i due protagonisti. Ed è un aspetto che comunque torna nei tuoi fumetti. Come mai? Allora, Picasso diceva che tutta l'arte è erotica, diciamo, ma cioè vuol dire anche quando disegni un tavolino, ma d'altronde lo vedi anche Crepax, se disegnava anche uno sgabello, era erotico anche lo sgabello, ecco. Sì, nel senso che penso che ci sia un determinato tipo di approccio all'arte, nel nostro caso al disegno, che può essere più erotico e meno erotico. Per me, cioè, il disegno è un'attività che, come tipo di piacere che dà, è molto simile all'attività, cioè sono quelle le molle più o meno che ti fanno venire voglia di disegnare. Dopodiché, cioè, la rappresentazione del sesso, dell'erotismo, è, come dire, boh, non so, una roba che mi sono un po' trovato tra i piedi, ma anche perché, come dire, quando crei un personaggio, cioè crei un personaggio, in realtà, cioè quando scopri un personaggio, è molto importante per me capire delle cose sue molto intime, cioè è molto capire, sapere com'è nudo, per esempio, che sia bello, brutto, vecchio, giovane, maschio, femmina, devo sapere la sua biancheria intima, ma anche senza la biancheria, perché ci sono tante cose che vengono fuori da questi, come tu puoi per esempio giudicare, magari anche sbagliandoci, delle persone da come sono vestito, da piccoli dettagli. A me sembra di capire da piccoli dettagli qualcosa di anche importante di loro, no? Che magari loro non dicono nei balloon, però io lo so. E la sessualità è una maniera, come dire, molto, molto precisa anche di parlare in un certo senso, o di confrontarsi con le altre persone, no? Per esempio Teresa, che è una ragazza, diciamo, tipica, abbastanza secchiona, così, con mille paranoie, che non dorme la notte. Però, evidentemente, attraverso il sesso riesce, cioè, a esprimersi meglio, in un certo senso. Lo scopre anche lei. In questo senso mi sembra che il sesso sia sempre un motore, come dire, sempre importantissimo per le storie, perché anche il sesso, come dire, è una cosa molto normale, diciamo, tutti, diciamo, più o meno lo fanno, non so, chi più chi meno, però comunque, anche se è una cosa così normale, è una cosa anche profondamente, io vorrei dire, quasi antisociale, è una roba che tipo cerca sempre di rompere qualcosa che noi vogliamo tenere un po', come dire, educato, bene, così. Il sesso riesce sempre a scardinare questa nostra, come dire, mania di addomesticarci, di usare le buone maniere, perché il sesso tipo ha delle sue derive, no? Che ogni tanto
che rovinano delle famiglie, per dire. Eh sì, Però eh è sì. anche quello. E questo mi Bellissimo. interessa tanto, come possono essere altri temi, per esempio, non so, la violenza o Cioè, tanta tutti i per... temi più pruriginosi, in un certo senso. Sì, più pruriginosi, ma anche l'amicizia, per esempio, che non è niente di pruriginoso, è un tema che mi sembra di aver esplorato tanto, diciamo, nei libri, no? Certo, Che è certo. una costante con cui mi confronto sempre. Ecco, però io preferisco sì, i temi più così pruriginosi, forse anche frutto della tua esperienza punk, diciamo, chissà. E poi hai detto di questo fumetto che nasce da un sogno, e qual è questo sogno in particolare? Il sogno è proprio una pagina del fumetto. C'è una pagina in cui Teresa incontra Ruben, questo ragazzo che è appunto un panchettone italiano che poi scopriamo essere un pochino mantenuto da papà. E io una notte, allora io soffro di insonnia come Teresa, e per cui ci sono stati dei periodi veramente molto pesi in cui ho dovuto prendere anche sonniferi molto Cazzo, forti. cazzo. E mi ricordo che una notte ero riuscito a mettere assieme comunque 2 o 3 ore di sonno tranquillo. Ho fatto questo sogno in cui, nel sogno, tra l'altro, io ero la donna, per queste robe strane, i sogni che tu puoi scambiarti personalità, ma lì non ti stupisce. E sentivo proprio una voce off che raccontava l'incontro di questa donna con questo ragazzo, e sentivo proprio, sai, quei sogni che fai quando ti svegli la mattina, poi fai colazione, sei ancora tutto rimbambolato, vorresti ritornare un attimo in quella parte lì, e tutto il giorno magari ti accompagna questo magari sentimento di innamoramento. Ecco, il Sì, sentimento di certo. innamoramento lo sentivo molto forte, e sapevo che era a Berlino, il sogno si svolgeva a Berlino. E niente, per cui ho cominciato proprio a ridisegnare questa scena qui, e come faccio spesso, poi cercare di capire cosa è successo prima e cosa succede dopo. Bellissimo, quindi hai ricostruito il sogno nella realtà, gli hai dato ancora più Sì, ma dignità al questa è contesto. un'attività così molto che fanno in tanti, no? Poi ci sono, come dire, grandi famiglie di artisti sognatori a cui io, come dire, cioè mi collego, ma non nel senso che mi penso come loro, ma che guardo e stimo, come diciamo, Fellini, per esempio, no? O chiaramente Ballard, ne parlavamo prima, o chiaramente nella pittura, anche tutti i surrealisti. Per me il sogno è sempre, come dire, una maniera di conoscere il mondo, non è uno sgabuzzino dove dici metto lì le robe che sono successe stanotte, non ci ho capito niente, ho sognato le robe che non hanno nessun Invece senso. mi è venuto in mente un altro fumetto legato al sogno che però non sento mai citare, non so se magari ne sei un fan o l'hai letto, ti è piaciuto, ovvero Little Nemo di Winsor McCay. L'Italia è, come dire, cioè, è la Bibbia. Non è Bene. che mi è piaciuto, non è che mi è piaciuto, è che tutto sta lì. Benissimo, se sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro io partecipai tempo fa a un Kickstarter per il rilancio di questo volume celebrativo Little Nemo, dove all'interno c'erano anche tanti illustratori che facevano un'illustrazione dedicata a Little Nemo. Mi arrivò questo libro gigante, bellissimo, con queste tavole stampate con una qualità eccelsa. Ce Eccolo lì, che era un Kickstarter meraviglioso, uno dei pochi Kickstarter a cui abbia mai partecipato. E, ecco, a proposito di sempre di questo libro, ma anche degli altri tuoi lavori, ho notato che spesso le protagoniste sono donne e volevo capire se è una scelta precisa oppure è una cosa a cui non pensi notoriamente. Non è una scelta precisa, nel senso che non è che mi sono mai detto voglio fare cioè il protagonista sarà una donna, voglio fare dei fumetti che siano con dei protagonisti femminili. Anche quello me lo sono trovato un po' tra i piedi. Ho incominciato un fumetto che si chiama 5.000 km al secondo, dove il protagonista deve essere ragazza, però siccome procedo in maniera abbastanza anarchica, cioè senza storyboard, vedo che le robe mi cambiano un po' in corso d'opera, e poi dopo un po' mi accorgevo che invece è... Come dire, era Lucia, no? La sua controparte, che era un po' più, spingeva un po' di più, era più coraggiosa. Contemporaneamente avevo adattato un altro fumetto, si chiama Signorina Else di Schnitzler, di un scrittore austriaco dell'inizio secolo, che è una specie di monologo interiore che va attorno a questa ragazza di 19 anni, che è vittima di un ricatto sessuale anche lì. E mi sono accorto in effetti che i personaggi femminili spingono più in là la narrazione. Io ho fatto un primissimo fumetto che pochissimi hanno letto, per fortuna, perché diciamo, non ne vado troppo orgoglioso, però è il mio inizio, che si chiama La gente di Domenica, che era un po' molto autobiografico, no? Raccontava la mia ultima giornata a Berlino prima di tornare a casa. No? E lì mi ero reso conto quanto l'autobiografia sia una cosa da cui molti pa partono, perché chiaramente la tua vita, no? Ti dice è più semplice.
In realtà ti dà molto quel personaggio che ti dovrebbe rappresentare, ti incatena anche molto tipo al tuo carattere, a tutti i tuoi limiti, a tutte anche, non so, le tue vigliaccherie, che ne so. Invece un altro personaggio, e soprattutto un altro personaggio anche magari biologicamente molto lontano da te, tipo una donna, mi sembra che vada dove io, per esempio, non andrei mai, o che faccia cose che non farei mai, o che abbia problemi che io non ho. E lo stesso, come dire, fatto che il suo fisico mi attiri, sempre, anche se una donna, cioè anche Teresa non è proprio, come dire, una top model, però è anche un po', è bassetta, un pochino rotondina, però a me mi attira molto. Questo essere attirati continuamente verso il tuo personaggio, è come se lei andasse sempre avanti e tu cerchi sempre di correre dietro e non la raggiungi mai. Questa è la storia, capisci? Questo fa sì che giri le pagine e che io le disegno pagina dopo pagina. Per cui alla fine le donne, come per Crepax che aveva incominciato a fare Valentina in realtà con Rembrandt, che era il suo compagno, l'eroe doveva essere lui, però alla fine ha visto che Valentina era meglio. Sì, poi in un certo senso si impossessa della storia addirittura, quindi la catarsi arriva addirittura alla metanarrazione, c'è cioè una cosa, un linguaggio particolarissimo quello. E poi ho letto che, ho sentito almeno che hai fatto una proposta di collaborazione ad Alan Moore e volevo capire se ti avesse mai risposto. No, mi ha risposto nel senso che gli ho fatto arrivare i suoi libri, mi ha ringraziato dei libri, questa è l'unica risposta che ho avuto, però sapete che Alan Peccato. Moore è già, come dire, è già abbastanza, perché lui non c'ha neanche la mail, per cui i suoi messaggi arrivano tramite un contatto comune che avevamo. Sì, comunque gli ho letto, non si sa mai nella vita, cioè non è per presunzione, ma non si sa mai. E sai, poi lui è un personaggio molto eccentrico, quindi beh, è difficile acciuffarlo Non è e fa... che ci spero tantissimo, però sai, boh. Boh, è particolare, particolare. Ogni sua intervista è un colpo di scena, diciamo così. Io volevo chiederti volevo farti una domanda un po' più particolare legata al tuo lavoro. Quanto è importante la solitudine, cioè essere soli, chiusi col proprio lavoro? Boh, su questo non so, avrei sentito molte opinioni molto diverse, no? Cioè, per me è molto importante, cioè, nel senso che Te l'ho fatta anzi, apposta, è molto diciamo. importante sia la solitudine, come dire, cioè quando lavori ti metti lì, ma anche la solitudine tipo dai social, tutto questo mondo qui è molto importante. Tu, cioè, come dire, rappresenti tutto il contrario di quello che io Vero, dico. vero. Ma Però, anche nella vita, ti dico la no, verità, anche io ho bisogno sempre di essere circondato da persone. ma io amo molto i miei amici, mi piace stare per esempio ai festival, mi diverto tantissimo. È una cosa che mi piace Ah, tantissimo ok. stare. Io invece no, vedi? Vedi, allora siamo proprio Sì, complementari. davvero. No, io sono contentissimo di vedere altri disegnatori, disegnatrici. Quando incontro delle persone che disegnano, mi stanno già subito simpatici, qualsiasi cosa faccia. Sì, per me è niente, non so, le idee vengono. Le idee non sono, come dire, un fan per niente di questi concetti americani tipo di brainstorming, tipo mettiamoci tutti a un tavolo, diciamo ognuno la sua minchiata, e da tutte queste minchiate tiriamo fuori La un'idea che minchiata dovrebbe. Che deve essere finale. la minchiata, la somma delle minchiate. No, secondo me è anche tipo, boh, vai a farti un giro, tipo, non ci pensare, tipo, però pensaci, non ci pensare pensandoci. Sì. Magari un giorno ti inciampi, caschi per terra e lì hai trovato la cosa e da lì tiri piano piano. Io ho sempre l'impressione che le storie, come dire, non sono io che le penso o le scrivo, che esistano già, che siano già scritte, già disegnate, no, perché comunque le devo disegnare, però che siano già scritte, che esistano già, che io le dissotterro, che ogni tanto trovo un piccolo, come se fossi un archeologo, no? Trovo un piccolo dettaglio, dico, cacchio è sta roba qua? Poi spolvero, scavo attorno e piano piano viene fuori questo oggetto, che è la storia. Però per fare sta roba qui, come dire, non ho bisogno di uno che mi dica, oh, bravo, cazzo, bellissimo questo work in progress, o tipo, che al contrario, magari mi sputazzi sui social. Devo essere proprio, è un equilibrio molto, molto delicato. C'è questa immagine che mi piace sempre tantissimo di Nausicaa, nella Valle del Vento, di Miyazaki, dove lei praticamente sotto questa foresta velenosa, Certo. il mare della putrefazione, coltiva una specie di orticello in cui fai dei piccoli esperimenti, in cui capisce che queste piante in realtà non sono velenose, e da questo giardino segreto, in cui ci va lei soltanto il suo scoiattolino, e coltiva queste piccole piantine che in sé, come dire, crescendo in un contesto, diciamo, normale, sono delle bellissime piante, non sono per niente velenose, non uccidono nessuno. Ecco, questo giardino qua, per me,
È una cosa molto importante tenerlo, come dire, conservarlo senza che qualcuno arrivi dentro e mi dica di fare un brainstorming, ecco. Cioè l'incubo finale è quello, ciò che minaccia No, ciò perché che cioè, deve ho restare. lavorato spesso anche con gli americani e hanno questa maniera qua che Non tipo ti piace molto. mi mette fuori pista subito. Ecco, la prossima domanda verteva proprio su Miyazaki, quindi mi hai dato un là, un assi, sembra fatto apposta, perché lo citi spessissimo nelle tue interviste come influenza principale, l'hai fatto anche qui poco fa. Qual è il lavoro che ti ha colpito di più e in particolare cos'è della sua poetica che ti piace così tanto? Guarda, a me le cose che mi hanno colpito più di Miyazaki sono quelle che vedevo da bimbo senza sapere chi fosse Miyazaki, cioè Heidi, la Marco. televisione, e Marco, ma soprattutto Conan, Eh sì. perché poi tra l'altro adesso, no, c'è questa roba qua che tipo Conan è anche in streaming, no? Mi sembra Ci hanno fatto anche un'edizione su bellissima. Prime. Ce l'ho. Immaginavo. Però cioè, te lo puoi vedere su Prime, no? Mi sembra, no? Cioè, tu ti vedi tutte le puntate una dietro quell'altra, no? Guardi il binge watching, se no ti manca una. Quando c'era la televisione, innanzitutto lo facevano degli orari, tipo, non so, che non eri sempre a casa, no? Per cui era quasi impossibile vedersi tutta la serie, tipo, perché succedeva sempre un cazzo che non potevi essere alla televisione per vederla, no? O insomma, per X motivi. Per cui erano, come dire, c'era questa roba che tipo, se tu riuscivi a vederla, e magari anche la puntata dopo, era una roba tipo, o fermi tutti, c'è Conan, silenzio, tipo, non distraetemi, no? Ed era niente, una cosa bellissima. Pensa che anche Conan era un prodotto per la televisione. Certo. Per cui una cosa, cioè anche una serie televisiva in economia di mezzi, non sono i grandi film che incomincia a fare dopo, tipo Da Nausicaä un po' e Mononoke, che sono delle cose, insomma, anche con più grande budget. C'è Sì, molta sì, sì. economia di mezzi, si vede anche, ma a me essere così spartani mi piacciono ancora di più, perché lì si vede veramente il talento di Takahata, chiaramente dentro, non solo di Ti volevo Miyazaki, chiedere perché Takata non è uscita mai nessuno, eppure anche lui è un mostro assurdo. Eh Anche. Si certo, avvicina sì. molto alla tua poetica, secondo me. Sì, ma Takahata ancora di più forse per certe cose, ma e lì capisci veramente come dire, la strapotenza del suo pensiero, cioè quello di aprire degli immaginari nuovi. Lì c'è una storia di Conan e Lana che è una specie di odissea, diciamo, di bambini, ecco, che si muovono tra queste varie isole, in cui c'è la telepatia, in cui c'è l'amore, post-apocalisse, cioè tutti i temi che mi hanno formato da subito. Pensa a queste robe qua, poi prodotto per bambini, cioè questa attenzione, questa devozione per fare delle cose così belle per bambini, no? Sai, dopo negli anni 90, appena usciva Nausicaä, è uscito Nausicaä, c'erano un sacco di videocassette copiate per poter vedere, insomma, ad Akira anche, che usciva in quel periodo lì, un tomo, e quando capisci che lui sta incominciando a fare dei lungometraggi, scusa. Beh, prima c'era Lupin nel castello di Cagliostro che mi aveva fulminato la mente, e poi quando capisci che sta mettendo su uno studio, che sarà lo studio Ghibli, in cui fa i lungometraggi, per me era una cosa meravigliosa, tipo era l'opera d'arte totale, Lo è ancora, ora aspettiamo di vedere il prossimo film su cui si sa il giusto e vediamo, 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 anche perché doveva essere l'ultimo Si alza il vento eppure ha deciso di cambiare completamente strada. Vediamo, vediamo che succederà. Poi una domanda che boh, non c'entra molto, ma è una curiosità più che altro mia. E perché per Hypericon hai deciso di disegnare una copertina che non c'entra poi molto con la storia che racconti? Ma la copertina, guarda, quella copertina ne ho fatte un 4-5 e non mi ci trovavo mai. E poi a un certo punto stavo vedendo un film di Eric Rohmer che si chiama La collezionista, è una bellissima fotografia. A un certo punto mostra una stanza con una coppia che ha appena fatto l'amore, si vedono soltanto le loro gambe, c'è questa luce un po' da sud della Francia che le illumina. Ho detto stop, e ho guardata per 15 minuti, tipo lo stile. Mi lasciavo da morire. Allora mi sono detto, siccome tutti mettono le facce in copertina ai fumetti, no? Che proprio Igor, anche per un certo periodo, non ci permetteva di non mettere una faccia in copertina, ma nessuno lo permetteva. È stato Gipi per la prima volta, pensa che hanno ritrovato la macchina che per la prima volta non ha messo un personaggio in copertina, ha messo un
paesaggio, una macchinina lontano con i fari che si specchiano. Mi ha detto: io metto i piedi, metto le gambe della mia protagonista. Fatto benissimo. E ho messo qualche indizio, diciamo, che può, cioè, che non è che deve spiegare la storia, però, cioè, magari quando l'hai letto, dopo ritrovi alcune cose, no? C'è un pacco di sigarette che lei fuma ossessivamente, c'è un medicinale, c'è una guida di Berlino, per cui ti dà qualche coordinata. Poi, tra l'altro, quei letti lì, quel materasso messo sulle palette di legno, erano i nostri letti, nel senso che nessuno aveva un letto, o si dormiva per terra, recuperava queste palette dai cantieri, te le mettevi, staccavi, per cui mi piaceva recuperare questa specie di tatami più letto berlinese. Tra l'altro, sempre tornando alle copertine, mi ricordo che sempre Gipi, perché la prossima domanda si collega in un certo senso a lui, fece questo atto di coraggio enorme, ancora più estremo, che fece la copertina della Terra dei Figli completamente nera con l'oblò bianco, la Terra dei Figli, infatti poi l'ha cambiata o gliel'hanno cambiata dopo con la ristampa. E poi, forse un'altra cosa che avete in comune è che lui, quando rilegge le battute dei suoi fumetti, interpreta in un certo senso i suoi personaggi, no? Dandogli vita, per assicurarsi che siano credibili. Per te il ritmo del racconto ha la stessa importanza? Cioè anche te reciti le battute o cerchi il ritmo perfetto? Mi capita di recitare le battute, l'ho imparato da Gianni, ma Gianni l'ha imparato da Andrea Pazienza. C'è tutto un Nel senso passaggio. che io ho visto tante volte Gipi in casa, in studio, leggermi le sue cose. Io sono, come dire, molto meno istrionico di Gianni, Gipi, cioè sono anche molto più per i cazzi miei, però per cui non è che mi metto lì proprio a leggere i miei fumetti agli altri. Però capita molto spesso di dover fare questa cosa qua. In genere chiudo quattro porte perché nessuno mi senta. Ti vergogni un po'. Sì, mi vergogno come un cane. Però in effetti è vero che lì, se c'è una battuta, come dire, sbagliata, non so, non riesci neanche a dirlo, capisci? Se invece è giusta, ce la fai. Pure uno, come dire, imbranato e timido come me, ce la fai, perché è vera. Allora, le robe vere riesci a dirle. Le robe che dici, che suonano posticce, ti sembra di essere un coglione quando le dici. Poi non è che mi recito tutto il fumetto, però in certi punti è necessario per capire. E poi, vabbè, no, il ritmo è una roba importantissima. Cioè, io cerco spesso di dirlo tipo ai giovani fumettisti, che in genere si concentrano o tantissimo sulla storia o tantissimo sul disegno, dire: guardate, cioè, la storia, il disegno e il ritmo. Cioè, non è che ci sono tantissime robe, però il ritmo c'è. Hai una bella melodia, delle belle parole per una canzone, però tipo, cioè, non vai al metronomo, cioè scanni tutto il rock, non funziona, non ti esalti quando ti devi esaltare, non piangi quando devi piangere, Tutto per cui piatto, no? Sì. è tutto, sì, o disarticolato, no? Per cui si può anche utilizzare dei ritmi molto costanti. Per esempio Giardino ha un ritmo fenomenale, secondo me, ha un ritmo molto lento e che ha dei crescendo e dei calando che sono molto, come dire, graduali, bellissimo. Invece Gianni è un ritmo molto sincopato, per esempio, o Reviati è un bellissimo ritmo, ecco, che mi piace, o tipo gli americani, ecco, per esempio, Miller ha un bellissimo ritmo. Pensa che loro dovevano mettere in 25 pagine una storia che si teneva in piedi dall'inizio alla fine, senza tanti sproloqui, con proprio un ritmo quasi da jazz, tipo quello di Miller, o Sono Taniguchi, che Taniguchi. d'accordissimo. Una sinfonia, diciamo, di Brian Eno, Boh, quasi. la Madonna, sì. Bellissimo. Non ci avevo pensato, Taniguchi Brianino non ci avevo. Interessante come parallelo. E facciamo invece un passo indietro, perché in libreria arrivava più di, sì, circa 10 anni fa, forse più di 10 anni fa, 5.000 km al secondo. Sì, più di 10 anni fa ormai, sì. Sì, e dall'uscita di quel fumetto a oggi, come ti senti cambiato come autore? Cioè, ti senti cambiato? L'hai riletto di recente? Hai visto se... No, No? Non ti rileggi? mi capita di rileggere quando controllo delle edizioni straniere, magari per quello rileggo Bello, quello per che vedere posso come hanno leggere. adattato. Sì, Eh sì, no, sì, sì. perché le lingue che posso, siccome so diverse lingue, per cui quelle che le so le voglio controllare. Chiaramente se mi arriva in coreano non dico, No, va bene. difficile. Per cui, no, però vabbè, è passato tanto tempo, sì. Beh, quello è stato un fumetto molto importante, un fumetto che ho fatto, come dire, a pelle viva, come dire.
proprio senza nessun storyboard, buttando via un casino di roba, tagliando, rimettendo, usando, non pensavo mai di riuscire a finirlo a un certo punto. Ed è un fumetto che è andato molto bene, mi ha fatto conoscere molto. Cosa è cambiato? È cambiato tantissimo, nel senso che sono passati ormai 15 anni molte volte rimpiango quella specie di anarchia con cui si fanno le robe. Il fatto è che dopo un po' che lavori impari anche delle cose per cui non puoi ignorarle, no? E allora il lavoro non è dire tipo faccio finta di essere quel giovane ragazzino che dormiva di qua e di là, che c'è anche una vita sentimentale proprio da schizofrenico. Adesso la mia vita è un po' diversa, cioè come dire, per certi versi è diventata un po' più, si è stabilizzata, per cui cioè, tutto cambia, anche il fumetto cambia, la maniera cioè, di disegnare, non posso ignorare l'anatomia come la ignoravo quella volta lì. O allora la ignoro, però prima devo studiarla meglio, come dire. È cambiato tantissimo rispetto a quel fumetto. Quando lo guardo, ogni tanto mi dico, Madonna, come mal disegnato. E ogni tanto mi dico, cazzo, però chi se ne frega? Cioè, dovrei ritrovare quella insouciance, si dice in francese, quel fregarsene di fare anche errori, capisci? A me piacciono molto, mi piace molto Federico Fiumani, Diaframma. Cioè, tu di dove sei? Toscano, Sì. no? Di dove? Provincia di Pisa. Ah, ok. No, questo è un gruppo New Wave fiorentino. E lui adesso suona ancora, è l'unico rimasto di Diaframma ed è uno che non ha mai avuto paura di stonare, per esempio. Non ha mai, ogni tanto si mette anche a suonare con la chitarra scordata, però il messaggio passa lo stesso. Ecco. Quel fumetto era fatto in quella maniera lì. Tipo, cioè, il messaggio passa anche se un braccio è troppo corto o troppo lungo. Ah, io da amante del Gekiga ho letto tantissimi autori che molto sporchi, che proprio facevano queste tavole quasi senza nemmeno fare le vignette, cioè proprio le disegnavano a mano così. Io adoro tantissimo quel tipo di storie. Certo, anche dopo capisci, cioè, ogni fase, secondo me, se sei onesto con te stesso, ogni fase della vita, e per cui anche dell'arte, del lavoro, deve essere, cioè, il fumetto deve riflettere veramente quello che sei. Se sei un attimo un po' più calmo in cui stai studiando le cose, il fumetto deve calmarsi e studiare le cose. Per esempio, quando ho fatto La signorina Hans, mi sono messo a studiare per bene il suo corpo, capito? Non a tirarlo via così, cioè a disegnarlo per bene, vedere come si vestivano all'epoca, vedere come era fatto, come, cioè, i criteri estetici di una donna dell'epoca. Certo. Non è che bisogna soltanto dire perché una volta magari è disegnato così ed è stato apprezzato, lo continuo a fare questa specie di posa, per cui sì, io non ho mai visto, non ho mai pensato in quella maniera lì. Manara diceva che partiva dagli occhi a disegnare Altan dal naso. E a proposito di questo, te invece da che cosa parti? Dal Dal profilo spesso. profilo, ah, particolare come scelta, ok. Ma il profilo nel fumetto è una roba importantissima. No? Cioè, se pensi qualsiasi personaggio tuo preferito dei fumetti, è un profilo, come dire, quasi iconico. Da Dick Tracy a Io pensavo subito a lui, profilo Dick Dick Tracy, Tracy, cazzo, sempre. lo becchi anche se sei cieco, capito? E questa roba qua, Zanardi, no? Per cui anche dal naso, anch'io direi dal naso, cioè, insomma, comunque dal profilo, perché il profilo è una cosa, come dire, va al di là dell'espressione. L'espressione può dire qualcosa, sì o no? Il profilo dà una specie di tono. Per quello, anche quando ho disegnato Dora, per la prima volta avevo uno schizzetto che adesso ho rimesso, l'ho tenuto da parte, che è il primo schizzetto che mi è venuto. Ho fatto questo disegno così, proprio a linea con la stilografica. E mi sembrava questi disegni di Matsumoto, queste sue donne con questo naso molto grande, ma anche molto elegante, molto longiline. Mi colpiva molto questa roba qua dei giapponesi, che mentre da noi quando fai un naso grande è sempre per fare una caricatura, no? Pensa, cioè, i classici nasoni grandi. Vabbè, Tezuka. Sì, no, però i giapponesi, anche dagli ukiyo-e e così, i nasi grandi riescono comunque, cioè, sono comunque segno di grande bellezza e anche quasi una bellezza solenne, no? E volevo riprendere questa cosa, non so se ci sono riuscito, ma insomma l'intento era quello. E poi da lì, come dire, un solo profilo così mi dice una marea di cose del personaggio. Uno, che ho voglia di continuare a disegnarlo. E due, che ha magari appunto,
questo naso importante, per cui tutto un carattere si sviluppa attorno a questo naso. No, no, è interessante, non ci avevo mai pensato al discorso profilo, ma è assolutamente vero. Guarda, proprio la scorsa settimana, in tributo a Matsumoto, ho fatto una live dove abbiamo parlato con Andrea Fontana, un saggista che ha parlato molto spesso di Matsumoto, proprio delle donne di Matsumoto, perché tutti notano subito questa grande... Io ho addirittura uno shikishi Matsumoto con un po' di muffa sull'angolo, che gli dà ancora più valore, secondo me, proprio della protagonista di Galaxy Express 999, perché sono queste donne meravigliose, piene di riccioli, di spirali, con questi occhioni... Lui, i suoi profili effettivamente sono tutti iconici, no? Non ce n'è uno fuori Beh, posto. boh, per me anche lui, cioè, è stato un grande punto di riferimento. Tipo, io ho molti punti di riferimento che vengono dal Giappone perché vedevo molti cartoni animati da bambino. Quali sono? Quelli che vedevo io? No, no, quali sono i tuoi punti di riferimento giapponesi? Beh, Tezuka diciamo che è un po', se viene definito il Walt Disney giapponese, no? Per Certo. cui in effetti... mette assieme tantissime tendenze. Sicuramente Matsumoto, Gonagai, disegnatore di Doraemon, penso un grandissimo disegnatore, non mi viene in mente il nome. Erano un duo, il nome collettivo che era Fujiko F. Fujio, mi pare. Era, cioè, questo nome. Ed è morto anche lui, mi sembra. Sì, sono morti uno, sì, sì. E poi chiaramente dopo, quando sono arrivati i vari Otomo, io ero ragazzino, cioè avevo 14 anni quando ho visto per la prima volta Akira, per cui quel mondo lì mi ha colpito tantissimo. Da lì Satoshi Kon, che comunque anche come, chiaramente come direttore, ma come fumettista, le sue storie corte sono micidiali, e chiaramente tutto il gruppo anche di Garo è, per noi che facciamo, diciamo, la graphic novel, tra virgolette, è stato importantissimo, per cui i due Tsuge, Shigeru Mizuki, però, cioè, i cartoni animati, ecco, tra l'altro c'era questo Katsuo Komatsubara, era il trasformatore dei disegni dei manga in anime, no? Per cui sì, aveva lavorato molto con Gonagai e con Matsumoto anche, e lui è un grandissimo disegnatore che appunto rendeva il disegno, che tra l'altro di Gonagai, che è molto spigo, cioè molto come dire, caustico quasi, no? Lo rendeva leggermente più arrotondato, no? Per fare Devilman o Goldrake o Mazinga. E per cui in realtà tutti dicevano Goldrake è di Gonagai e Capitan Harlock è di Matsumoto, ma dietro c'era sempre questo Komatsubara che metteva lo zampino e che rendeva, cioè non so, gli dava una specie di romanticismo ai personaggi, o comunque una rotondità che mi è sempre piaciuta molto. Anche il disegnatore, adesso mi sfugge, il disegnatore di Daitan, un grandissimo disegnatore. In casino sempre quei nomi giapponesi. No, no, sono, ma poi sono tantissimi, quindi è veramente un bordello. E a breve riceverai il Romix d'oro, che è un po' un premio alla carriera. E come ti fa sentire questa cosa? Sei entrato in questa specie di fase maestro oppure non te ne frega molto? Ma guarda, cioè, in questo nostro ambito, come dire... Secondo me se sono diventato un maestro, lo diventi un po' troppo presto, nel senso che non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di immaginarmi tale, cioè, boh, a me non mi sembra di essere arrivato da nessuna parte in particolare, cioè sono arrivato, diciamo, nel punto in cui posso fare questo mestiere, questa è una cosa molto importante, nel senso che lo posso fare, ci vivo, questa è la cosa più bella che posso fare. Dopodiché tutti i libri che faccio, diciamo, un anno dopo li riprenderei, li ricorrigerei. Ogni libro che inizio cioè sembra forse una falsa modestia dire, ma ogni libro che inizio io non so che pesci pigliare. Cioè, io mi sembra di essere la prima volta che faccio un fumetto, mi sembra di essere che niente funziona, che... Però anche, come dire, quella cosa lì è molto bella, perché dici, vabbè, allora cerchiamo di farlo funzionare, cerchiamo di vedere come farlo. E ogni volta è per cui scopri, no? Mi sembra che ogni libro, fino adesso, almeno sono sempre riuscito a trovare una meraviglia in quello che facevo, che è una cosa che mi interessa di più. Non ho ripetuto uno schema, perché sennò mi romperei, sarebbe una tortura, cioè fare centinaia di pagine così. Per cui, pur con sempre con tutti i dubbi del
caso, con tutte le fragilità che puoi avere. Ogni libro ha un grande senso di contentezza di iniziare qualcosa di nuovo, che so che sarà difficile, so che non sono pronto, però non so che cosa succederà, ecco, non so che aprendo quella porta che ci sarà dietro, non so che atterrando su quel continente che animali ci saranno, che persone ci saranno, che edifici ci saranno. E questa è la roba che mi piace di più e che cioè, ci terrei di più a tenere vivo nel mio lavoro. Poi chiaramente queste cose cioè, mi fanno enormemente piacere, cioè, se vedo la lista di a chi hanno dato questi premi, mi chiedo io che cosa ci faccio lì in mezzo. Sei troppo Però sì, modesto, vabbè. non è una cosa che mi dico, mi fa piacere, ecco, sì, mi fa molto piacere, soprattutto mi fa molto piacere essere stimato dagli altri disegnatori, quello è una cosa che cioè, in questo, come dire, club, mi fa piacere che mi stimino un bravo autore. Però dopo, chiaramente, quando ti metti a fare un libro, tutte queste cose, come dire, non esistono più. Eh no, perché sei concentratissimo solo su quello. Lo porterò a casa. Manuele, io ti ringrazio per questa chiacchierata e ti abbraccio. Penso che questa chiacchierata sia stata molto preziosa per chi vuole approcciarsi al fumetto e chi lo vuole fare, chi sta iniziando, chi magari sta uscendo dalle superiori e vuole affacciarsi a questo mondo lavorativo. Sono contento che tu abbia realizzato il tuo sogno di ragazzo di vivere col fumetto, che è una cosa molto preziosa, soprattutto nel nostro paese. Quindi A grazie. E te, buon lavoro e grazie anche buona Piero. buonanotte. Ciao, Buonanotte, ciao, ciao. ciao, 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 ciao.